Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Don Luca 95 in questa tredicesima missione di volo con la campagna dinamica della Regia Aeronautica in Nord Africa nel 1941. Questa tredicesima missione è in data 15 giugno 1941. Sono le 8:15 del mattino, c'è bel tempo, ma abbiamo delle nuvole a 1300 metri. Come potete vedere, abbiamo perso una parte del fronte, siamo arretrati. Avevamo conquistato una settimana fa questa porzione di territorio. Purtroppo siamo stati respinti indietro, e quindi ancora per quanto riguarda la situazione nel fronte, nella linea principale del fronte, non è stabile. Abbiamo capitano Soffritti, capitano Zuccarini, il sergente Suppero, il sergente Oblak Garolla e il sergente Botto che si sono uniti alla squadriglia per compensare le nostre perdite. Quest'oggi voliamo il nuovissimo Macchi 200 serie 3. Macchi 200 serie 3 Saetta, che è appena arrivato per, diciamo, rimpiazzare le perdite della nostra squadriglia del Fiat G50. Quindi adesso abbiamo un nuovo moderno aeroplano, la versione la serie 3, quindi la versione del 1940. Quindi sono veramente curioso di volare questo velivolo. La nostra missione è scortare dei cacciabombardieri Breda 88 contro l'isola di Linosa e proteggerli. Facciamo partire la missione e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare con questo nuovo aeroplano e anche come performa, se è differente, se noto qualche differenza rispetto al Fiat G50. Vediamo un po'. Eccoci qui sulla pista di decollo. Abbiamo appena acceso il motore del nu nostro nuovissimo Macchi 200 serie 3 Saetta, versione del 1940, molto molto simile al G50 Fiat per quanto riguarda le performance. Abbiamo più o meno la stessa velocità, la stessa agilità, l'armamento è identico, abbiamo sempre due mitragliatrici da 12,7 mm Mereda sul muso del velivolo, nostre carissime Breda. Il Macchi 200 era leggermente più rapido, più veloce di motore del Fiat G50, ma era leggermente meno agile. Quindi, una cosa che ho sempre apprezzato del Fiat G50 era la sua manovrabilità. E anche il Macchi 200 ha più o meno la stessa manovrabilità, leggermente meno agilità nel virare. Ma sicuramente comunque anche il Macchi 200 è un ottimo velivolo. Come potete vedere, abbiamo sempre la cabina aperta. Questo ci permette di avere un'ottima visuale a nostre ore 6, quindi una buona possibilità di difenderci. Ok, noi siamo il numero 6. Perfetto, si va, tocca a noi. Ok, andiamo a vedere se riusciamo a notare differenze per quanto riguarda performance di volo delle due macchine, fra il G50 e il Macchi 200. Siccome l'ho volato un bel po', il G50 dovrei accorgermene subito. Allora, è sicuramente una bellissima macchina. Prodotto in 1200 esemplari contro gli 860 del G50.
Ok, allora siamo davanti ai Breda 88. Dobbiamo conquistare la superiorità aerea dei cieli avversari, così da permettergli di bombardare senza problemi. Siamo un po' praticamente gli spazzini, dobbiamo ripulire i cieli dai cafoni britannici. Ok, c'è un target molto basso, deve essere un bombardiere o un ricognitore perché ha il sagoma molto grande. Vediamo che cos'è. Siamo a 1500 metri. Ok, è un Sunderland, Short Sunderland, è ricognitore idrovolante inglese. È bello grosso e ha moltissime mitragliatrici di difesa. È un colosso. Vediamo se riusciamo ad attaccarlo magari. Che il resto del nostro gruppo caccia si sta lanciando all'attacco. Ancora lì il Sunderland. Abbiamo staccato cosa. Ok, siamo arrivati molto rapidi. Siamo arrivati molto molto rapidi, ma non abbiamo fatto niente di che come danno. Allora, sta abbassando a livello del mare, fa bene perché così si può difendere. E non possiamo picchiare su di lui, se è troppo basso. In teoria anche il Mach-E 200 dovrebbe avere più colpi del G50. Qualche centinaio di colpi in più. Ah, ok, si è atterrato, è atterrato. È atterrato, ho fatto un atterraggio d'emergenza. Fatto bene perché non avrei voluto rimanere in aria nella loro situazione, attaccato contro tutti questi caccia italiani. Avrei effettuato anch'io un atterraggio d'emergenza ovunque. Fulmar, caccia imbarcati inglesi. Andiamo all'attacco.
Adesso non so se c'è il contatore delle munizioni nel Machi 200. Ce l'avevamo nel G50, adesso non so qui però. Sta impiccando. Ci sono anche dei CR42. Anche dei 109. Sono molto di caccia dell'asse in aria oggi, confronto alla missione scorsa. Presi. Presi. Non hanno avuto tempo di lanciarsi, uno è uscito e l'altro no. Probabilmente abbiamo preso il pilota e l'osservatore ha cercato di uscire. Sunderland è esploso? Il Sunderland è esploso. Ok, abbiamo abbattuto un aeroplano. Vediamo se ci sono altri target avversari in mappa. Attenzione, stiamo andando dritti verso una nave guardia costiera, non vogliamo prenderci dei colpi nel motore. Scusate, fatemi vedere una cosa. Allora, ci sono altri aerei a destra, andiamo a vedere. Andiamo a vedere se riusciamo ad abbattere qualcos'altro. Qui c'è, vedo che traccianti, c'è un bel dogfight. CR42 contro Fulmar. Fulmar è da solo. Farà una brutta fine. Oh! No! Qualcosa ci ha colpito la mitragliatrice di sinistra. E l'abbiamo persa. C'è rimasta solo una mitragliatrice operativa. Ma porca miseria. Personale. Maledetta artiglieria antiaerea. Ho preso una mitragliatrice, adesso non possiamo fare più niente. Allora, ho visto che c'erano. Ok, ecco qui sì, altri aeroplani che stanno molestando i nostri Breda 88 probabilmente. Oddio,
Oddio, un lince, un Brad 88 lince inseguito da... No, da un Gladiator, è andato giù, è stato abbattuto. Mi sarebbe piaciuto salvarlo. Povero Brad 88. Vedo un paracadute. Non ne vedo due, quindi niente. Ricicliamo la nostra energia. Tentiamo un nuovo attacco. Poi devo ricordarmi che abbiamo solo una mitragliatrice operativa, quindi facciamo un po' più fatica del solito. Bravo, bravo, impicca. Staccata l'ala con un colpo fortunato delle nostre Breda 12,7 mm. Un colpo molto, molto fortunato. Attenzione, navi inglesi, siamo riusciti a battere un secondo aeroplano. Avendo solo una mitragliatrice operativa, quindi è stato un bel colpo quello lì. Specialmente perché non ho abbattuto moltissimi Gladiator. E essendo dei biplani, virano molto meglio, si difendono molto meglio contro di noi, quindi è una soddisfazione abbattere quei maledetti biplani. Allora, di bersagli aerei non ne sono rimasti molti in aria. Probabilmente qualche altro Gladiator. Qui c'è un lince, un Breda 88 danneggiato, sta cercando di rientrare. Hanno un motore fuori uso però. Allora, l'aeroporto avversario sembra essere danneggiato, molto molto danneggiato. Forse i Breda 88 hanno preso tutti i caccia, forse sono riusciti a prendere dei caccia parcheggiati, non male. Qui abbiamo un Gladiator, abbiamo solo una mitragliatrice operativa, artiglieria antiaerea che ci sta sparando addosso, vediamo se riusciamo a effettuare un attacco contro il biplano. Il biplano sta cercando di atterrare, sembra essere in procinto per atterrare. No, è andato giù, perfetto. Allora c'è un aeroplano, no, c'è questo camion fermo. Attacchiamo il camion perché abbiamo solo una mitragliatrice. Saltato, distrutto, distrutto. Abbiamo preso. Andiamocene via. Fuga, ragazzi, fuga. Approccio, aspetta, aspetta. Arrivano i nostri Machi 200. Il resto del nostro gruppo caccia. Stanno
Stanno attaccando il suolo, perfetto, stanno attaccando l'aeroporto. Ok, dai, 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 dai. Avanti, avanti, torniamo all'attacco anche noi. Adesso l'artiglieria antiaerea ha veramente moltissimi target a cui attaccare, quindi per noi risulta un po' più semplice. Vedo una posizione di artiglieria antiaerea, vediamo se riusciamo a centrarla con la nostra unica mitragliatrice. Vai, vai, manetta al massimo. Oh, spada addosso, preso, perfetto, centrato il tizio sull'MG, esploso. Stiamo veramente facendo un macello sull'aeroporto nemico, ragazzi, oggi. Stiamo veramente facendo un bel massacro. C'erano 5 aerei parcheggiati, no, 6 caccia parcheggiati, Hurricane mi sembra, e 5 sono in fiamme. Abbiamo distrutto un mitragliere su una batteria di artiglieria antiaerea e abbiamo anche distrutto un camion parcheggiato. Niente, niente male. Allora, vedo che c'è un Hurricane parcheggiato, che non è in fiamme. Non so se riusciamo con una singola mitragliatrice a distruggerlo. Proviamoci. Niente, abbiamo danneggiato e basta. Peccato. Adesso direi di andare via, però. Stiamo stati arditi e anche fortunati, però adesso non sfidiamo la sorte. Esatto, non sfidiamo la sorte. Rientriamo. Sì, dai, abbiamo fatto abbastanza danni per oggi. Abbiamo fatto 3 passate sull'aeroporto avversario, siamo usciti incolumi, anche il resto del nostro gruppo caccia sta rientrando con gli altri Breda 88 Lince. Arditi e intrepidi. Ok, allora, sì, molto simile per quanto riguarda le performance di volo al G50 Fiat. È un po' meno agile nel virare, quindi lo sento che faccio leggermente fatica. Però mi sembra che il Mach-E 200 è un po' più veloce rispetto al G50, non di tanto. Paragonerei simile all'Hurricane per quanto riguarda la velocità. Un bel po' di danni oggi alla RAF. Effettuiamo il primo atterraggio, cerchiamo di effettuare un decente primo atterraggio con il Mach-E 200.
carrello. Flap. Togliamo la manetta. Bene, dai. Cerchiamo di parcheggiare vicino a quei G50 Fiat. Perfetto, anche oggi abbiamo fatto il nostro dovere per il re, per la patria. Ottimo ragazzi, abbiamo abbattuto due aeroplani, distrutto un'artiglieria antiaerea e un camion rifornimenti sull'aeroporto avversario. Perfetto. Intanto un altro CR-42 è atterrato. Direi di uscire dalla missione e vedere i risultati. Ok, oggi abbiamo perso 8 aeroplani, il nemico ne ha persi 7, però non vengono contati gli aeroplani distrutti al suolo, all'aeroporto, quelli parcheggiati. Quindi se contiamo anche quelli sono 7 più 5, 13 aeroplani. No, scusatemi, 7 più 5, 12 aeroplani. Quindi sì, in realtà siamo in positivo. Il nemico ha perso 12 velivoli, 7 in aria e 5 al suolo, mentre noi abbiamo perso soltanto 8 velivoli in aria. Della nostra squadriglia caccia abbiamo perso solo un compagno, solo un aereo, cosa molto buona. Di solito ne perdiamo di più. Abbiamo perso solo il sottotenente Borghese, che è stato abbattuto dall'artiglieria antiaerea. Dopo il sergente François ha effettuato una kill, il capitano Zuccherini ha effettuato una kill, noi abbiamo effettuato due, quindi due abbattimenti per noi. E in più, perché non mi dice che abbiamo distrutto anche... in più abbiamo distrutto, vabbè, l'artiglieria antiaerea qui e il car destroyed by player, ecco questa qua. Dopo qui ci sono altri car destroyed da qualcun altro. Questo è il fulmar che abbiamo abbattuto noi. Short Sunderland è stato abbattuto dal sergente François o maresciallo maggiore François. Sì, quindi due abbattimenti aerei, un'artiglieria antiaerea e un camion. Dopo, qui non so se questa è la fine della prima parte della campagna, perché ci dice: piloti, la battaglia è stata difficile, la battaglia aerea di questi mesi, ma tutti quanti hanno fatto il possibile praticamente. In combattimento con la partecipazione dei nostri piloti, il nemico ha perso 82 aerei, 3 navi, un carro armato, 4 cannoni,
artiglieria e 23 veicoli. E noi abbiamo perso invece 82 aerei. Quindi questo è quello che dismissed. Ok, interessante. Adesso non so, siamo stati. Vabbè, di solito non esce questo messaggio, non so perché si vede che è passato un po' di tempo, quindi in totale abbiamo abbattuto 82 aeroplani, distrutto 3 navi, bla 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 bla. Molto interessante. Facciamo apply, vediamo se cambia qualcosa. Sì, cambia qualcosa. Ma è un'altra. Oddio, gennaio del 1942! Ok, interessante, interessante. Quindi, dopo aver, ci hanno mandato a riposo e siamo stati, abbiamo effettuato dell'ulteriore addestramento e siamo stati mandati sul fronte principale di nuovo nel gennaio del 42. Quindi, a giugno del 41 la nostra squadriglia ci hanno mandato in licenza e dopo 6 mesi siamo tornati in Nord Africa a combattere, le forze degli alleati. Molto interessante, quindi adesso iniziamo la parte della campagna nel gennaio del 42. Molto molto interessante. Qua ci dice all'inizio del gennaio del 42 le truppe britanniche sono appena mosse a Al-Adjeila. Ma in questo momento si aspettavano di essere in controllo dell'intera Libia. Rommel ha inflitto colpi devastanti ai piani degli alleati. La Volpe del Deserto ha iniziato una controffensiva nel gennaio del 21. Tutti i caccia italiani disponibili stanno inseguendo il nemico che si sta ritirando nel panico. Gennaio del 29 le truppe tedesche e quelle italiane si sono riappropriate di Bengasi, dove aerei del 6° e il 166° 160° gruppo sono state immediatamente ricollocati. L'ottavo gruppo allo stesso tempo è stato spostato ad est di Al-Dajaila. Il terzo gruppo a Sidi al-Hamar. Ok, quindi questa è la prossima missione. Andiamo a vedere la prossima missione la prossima volta. Ragazzi, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Vi auguro a tutti quanti una bellissima e buonissima giornata e noi ci rivediamo in uno dei miei prossimi video, ragazzi. Statemi bene, alla prossima!